Buonasera ragazze. Facciamo una foto allo schermo come sempre, una bellissima tradizione. Siamo in un buon anticipo. Io ho letto un commento che mi ha molto interessato, perché sapete, è qualcosa su cui sto riflettendo recentemente. Oh, il titolo non è stato aggiornato, ero preparatissimo. L'idea era di averlo già cambiato. Vediamo un po' che succede. Forse Twitch ha fatto il noioso. Era stato aggiornato? E ora si è rincretinito? Il bello dell'anticipo è anche questo. Magari potrei anche... No, Halo Saga with Sabaku Blind Run Halo Wars 3. In teoria è aggiornato. In teoria. In teoria c'è, in teoria c'è. No, no, ma è un bel dietro le quinte. Avendo un po' di anticipo, di solito ovviamente vengono tagliati per YouTube, ma ogni tanto è carino mostrare com'è. E in questo ho letto un commento in realtà interessante, perché è qualcosa su cui ho riflettuto tanto, 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 tanto in questi giorni. Proprio nei confronti di ciò che rappresenta Halo come franchise, come serie. Allora forse il titolo è aggiornato, ma non il gioco. Twitch probabilmente... Strano che abbia fatto metà. Può succedere però. Anche possibilmente tramite mio errore. O piccola distrazione. E... allora. Yep. Mea culpa. Grazie mod. Grazie mille. Ok. C'è questo ragazzo che diceva... Mi piacerebbe molto Mike, Sabaku, eccetera, mostrasse interesse verso Halo anche al di fuori di queste live, perché c'è un mondo da scoprire e per ora sembra una favoletta. E ho riflettuto su questo. In effetti c'è qualcosa che mi colpisce molto, che è molto difficile discutere forse a chi non conosce Halo o chi non ha magari la mia serietà nel voler capire il suo fenomeno, il suo valore. Perché effettivamente aggiorna il gioco, non è aggiornato. In teoria lo è. La console dovrebbe automaticamente rendersi conto di qualcosa se va in qualche modo aggiornato, no? Ah no, il gioco su Twitch l'ho già aggiornato, ragazzi. Semplicemente adesso Twitch magari farà un pochino il noioso, ma l'ho già fatto. Semplicemente essendo già partita la live, no? Potrebbe essere un po' impreciso. E il fatto è che Halo ha creato un universo, ci ha messo delle pedine, ci gioca in questa enorme epopea, ma lo fa molto poco. Cioè la trama, no? Cercate di entrare nel mio punto di vista, no? La trama, anche giocata consecutivamente, non è niente di che. Cioè non mi ha colpito praticamente mai. È molto, molto, molto... semplice, lineare, superficiale. Accadono quelle cose, gli antagonisti sono quelli. C'è un paio di bei colpi di scena, come il tradimento degli Elite e quello che succede altrove, no? Ecco, ci sono alcune piccole particolarità che mi sono rimaste nel cuore, ma non è per paura di offendere alcuni appassionati che posso esimermi dal dire che la trovo comunque poco interessante di per sé. Ed è qualcosa che colpisce, perché rappresenta la verità del fatto che Halo ha il suo maggior successo probabilmente legato al videogioco, a quello che rappresenta essere il videogioco per coloro i quali avevano comprato una console piuttosto che un'altra, quindi una killer application che ha nella sua anima molto più gameplay che storia. Non è affatto male come concept, però contemporaneamente, visto il successo che ha avuto, non necessariamente forse previsto in questo modo, è stata costruita una storia tramite poi la multimedialità, quindi i libri. E la trama negli FPS non è mai un granché, ma sai, Bioshock World Like a World With You, no? Si dice come meme. È vero, tuttavia, che in generale gli sparatutto non hanno trame troppo complesse né troppo interessanti. Questo è assolutamente, assolutamente veritiero. E in parallelo, in paragone, spacca. Spacca completamente Halo rispetto agli altri. Sono d'accordo con quello che dite, eh? Esatto, fondamentalmente Halo è il racconto di una guerra. Ed è giustissimo sia così. Però non potevo limitarmi e far finta di niente. È un'impressione che sto avendo.
E se soltanto, ecco, io non vedo l'ora. Lasciate che io vi dica questo. Io non vedo l'ora, davvero tanto, di rigiocare all'1 e 2 Anniversary. E lì potreste vedermi molto emozionato. Sarà tra un botto di tempo. Vedrai ODST e Reach. Lo farò. Anni no. No, no, Orion. Anni no. Perché stiamo facendo Halo consecutivamente e sono giochi necessariamente brevi. Che è una cosa molto rara per me. È molto bello poterlo dire. Di avere a che fare con delle serie che durano poco. Quindi no, no, no. Probabilmente in un anno avremo finito tutto, tutto, tutto quanto. Tutto, tutto, tutto. Credo. Halo Wars mi sta piacendo molto. Siamo soltanto all'inizio. Forse per me andrei a fare schermaglie ore e ore per imparare il gioco e in qualche modo diventare anche più competente con questo bestiolino qui, che ovviamente in un RTS è un impatto molto difficile per chi è abituato a fare Alt 1, Alt 2, ta 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 ta, ta no, eccetera. E poi saremo pronti per Infinite. È vero! In realtà questa cosa è fighissima. Infinite sembra essere un progetto che sia, diciamo, dirompente nel suo contenuto. E lo spero per loro, perché altrimenti siamo nei guai fino al collo per quanto concerne il franchise. Visto che Xbox non ha fatto sempre ottime scelte rispetto a quello che era il valore del videogioco per le sue piattaforme, no? Ma Avery, perché non fai solo live multi? Perché non fai live solo multi su Elo? Perché no? Scoprire che la community è ancora attiva oggigiorno mi emoziona, solo che per ora non è prioritario. Mai ti guardo basito. No, scusatemi. Ti guardo basito, sono d'accordo con te. Dovrebbe essere una punta di diamante, non un canto del cigno. E non credo vogliono fare un canto del cigno spendendoci mezzo miliardo di dollari. Mi sono perso chi me l'ha chiesto, ma il... Oh no. Ecco, Fillo Prinzi. Non ho mai giocato Pikmin. È una mia lacuna che vorrò recuperare con voi, con tutto il cuore. Gli extra poi li esploreremo anche in quanto concerne guide e approfondimenti. Sono. Ah, esatto. Italian Noob, tu dici cose molto, molto corrette. Però contemporaneamente dici di non essere assolutamente d'accordo con la mia affermazione, però in realtà la stai in qualche modo assecondando perché dici comunque gli standard negli anni si sono alzati. È vero che si sono alzati, ma non stiamo parlando di Adventure, non stiamo parlando di Pong, stiamo parlando di Halo. Ok? E quando è uscito Halo 1 c'erano già videogiochi dalla storia estremamente profonda, incredibilmente ben narrata e tra l'altro anche avanguardistica. Non butterò sempre in mezzo Metal Gear Solid, anche perché poi nessuno ha mai fatto quell'obiezione, ma me la faccio da solo, almeno in queste live. Metal Gear Solid è pieno di puttanate, no? Per essere un pochino duri. Però contemporaneamente uno sparatutto non era costruito come concept, come videogioco, come genere per avere delle storie. Quindi sì, ci sono momenti epici, ma sono mal raccontati, secondo me. Ne abbiamo parlato negli altri capitoli. Sono veramente mal raccontati ed è un tremendo peccato. Viceversa, i colpi di scena sono d'accordo, sono molto interessanti. Io non dimenticherò mai. Penso che mi rimarrà comunque come ricordo importante. L'inizio di Halo 2 e la regia tra i due mondi. Quella roba e l'introduzione dei profeti è stata una delle cose più belle che abbia visto in uno sparatutto. Esatto! No, Halo 1 non doveva avere trama, proprio. Halo 1 doveva essere un'altra cosa. Per questo l'hanno inserita con una certa forza. Infatti, Spec Ops The Line rappresenta esattamente quello che voglio dirvi nei confronti di ciò che manca a Halo. Giocheremo Spec Ops The Line dopo la Halo Series. Segnatevelo. Però ecco, che dite? Parlando di spin-off che però raccontano la storia. Sì, Venchia, le
le live di Metal Gear Solid sono nate e dedicate a chi è completamente blind. Giochiamo? Andiamo avanti? Vediamo se riusciamo a fare una streak di ori? Non è detto, eh. Ready? 3, 2, 1. Dintorni di Arcadia. Grazie, Venezuelan. Molto, molto nel futuro, Super Sao. Ma ci sarà. Ok. Covenant si stanno alle calcagna, muovetevi! Non possiamo perdere il punto d'appoggio su Arcadia, signori. Serve una posizione difendibile e va mantenuta fino all'arrivo dei rinforzi. Una cosa molto importante, che farò da ora in poi, in questi titoli, ma soprattutto appunto in un videogioco il quale ha una certa barriera d'entrata di attenzione, ossia a differenza di uno sparatutto in cui le meccaniche sono bene o male intuibili mano a mano che si gioca, un RTS è molto più meccanico. È come vedere una storia molto complessa e perdersi un paio di dialoghi. Se perdi alcuni concept di tutorialing oppure informazioni a schermo, rischi di avere un effetto domino che fa un casino. Indi per cui, quando ci saranno momenti di gioco di un certo tipo, starò estremamente con gli occhi più concentrati sullo schermo di gioco che non sulla chat, mentre di solito sono affetto da uno strano, fortunatamente sano strabismo in cui cerco di essere multifunzione quando tecnicamente il nostro cervello non dovrebbe essere in grado di fare una tale follia. Però penso che sarà per il meglio di tutti. Detto ciò, sono carico come un bambino. Ho analizzato l'area. Il miglior sito per la difesa è un cratere a qualche chilometro a sud sulla strada principale. Raggiungete quel cratere, non ingaggiate il nemico dietro di noi, non fermatevi! Va bene, obbedisco. Di solito non è una buona idea obbedire a questi ordini, c'è sempre qualche piccolo extra nel fare il cavolo che ti pare, però, visto che quel quadrato ormai abbiamo scoperto essere una stupenda base. Gli Spartan, che abilità speciali avranno? Hanno delle torrette, stanno imbracciando delle torrette. Ah! Hanno lo scudo, ma non si sta rigenerando lo scudo. Rubano i veicoli nemici, ne avevamo parlato, quindi è questa la loro specifica abilità. Però lo scudo che hanno. Ah, sì, si ricarica! Bello! Giustamente sono Spartan. E queste puntine sono le coperture. Guardatele! Molto, molto, molto. Ci picchia, ragazzi. Parlavamo molto di coperture la scorsa live, di come dovessero essere intuibili la loro presenza nei tutorial, eccetera. Ma appunto, giocando normalmente, qui vengono rese molto, molto, molto più visibili. Qui è lampante. Qui è lampante. Guardate quante risorse! Abbiamo poco tempo per preparare la base agli attacchi dei Covenant. Forza, muoviamoci! Si va! Ok, recuperiamo tutte le varie Stiamo risorse. montando un centro di comando in quel cratere. Grazie. Preparo la squadra Omega. E gli Spartan. In arrivo. Base d'attacco pronta. Vado, certo. Puoi. Ragazzi, ma questa è una cosa importante, o sbaglio? Questa è una cosa importante, cazzo. Gli Spartan hanno sesso? Quindi non vengono privati di genitali o resi sterili in qualche modo? Cioè, sono tecnicamente dei biosoldati, giusto? Però quindi possono essere di sessi diversi.
hanno sesso. Magari vengono privati, sì, di desiderio o di, in qualche modo, biologica voglia di relazioni, eccetera. Però sono sterili ma hanno sesso. Non sono asessuati. Figo! Niente libido, ma con, appunto, tratti biologici espliciti. Porca miseria! Sono sessualmente maturi, attraversano l'adolescenza per intero. Cazzo! In Halo Wars ho scoperto questa cosa, così in blind! Nice! Fichissimo! Ah, non è vero che sono sterili, sono solo umani potenziati. Poi ovviamente dedicano la loro vita alla guerra, quindi... Wow! Ok. Altre unità CST sono state informate e ripiegano verso la vostra posizione. Tutte le unità. Ricevuto. Allora. Base rifornimenti. Base rifornimenti. Reattore. Stazione. Qual è il nostro obiettivo? Non ci è ancora detto? Per ora è quindi creare la base. Sono pronto. Dove si va? Loggiate! Attenziamento stazione completato. Perfetto. Base rifornimenti completata. Alla grande così, ragazzi. Ah, qui abbiamo... Tutte le unità. Forge? Go. Ragazzi. In copertura, su. Ah, ok, questa è cappata. Da cosa si capisce che però è cappata? C'è un puntatore che mi fa capire... È vero, ragazzi, è pieno zeppo di risorse. E soprattutto c'è un'ottima notizia per me. Le unità, ecco, queste sono cose molto importanti, ragazzi. O si... Se no, che il puntatore cambia, lo capisco immediatamente. Per questo ho intuito che era piena. Quello che mi fa che non mi fa capire è che c'erano degli slot vuoti, ma probabilmente gli Spartan valgono più di uno, ecco. Stiamo attenti a capire come funziona sto gioco, perché ci sono alcune cose che non devono sfuggire. Una cosa molto comoda, che sarebbe stata incredibilmente pessima, non fosse stato così, per fortuna, è che le unità in copertura non vengono... selezionate quando sono in copertura. Ok? Quella copertura può contenere due unità. Lo Spartan però è da solo e la copertura sembra vuota. Certamente. Quindi però i puntini rimangono in qualche modo visibili. Peccato. Un piccolo dettaglio sciocco, ma... E la dimensione di un determinato tipo di... Anche noi, tranquilli. Tempo al tempo. Tempo al tempo. Non preoccuparti. Ci si arriva, ci si arriva. Non succede niente. CST in arrivo, copriteci. Non succede niente, ci si... Fornimenti potenziata. Tutte le unità. Sto giocando molto soft, perché fortunatamente adesso stiamo giocandocela a una difficoltà super, super, super pacifica. Attacco nemico iniziato. Base rifornimenti completata. Forge, sta un secondo calmino. E qui va tutto bene, stiamo... Si va. E questa? Questa... Questa energia... Si può in qualche modo recuperare? Si va. Grazie per la copertura, pronti ad aiutare. Questa energia... Si può ottenere? Tutte le unità. Ricevuto. Nice. Sono pronto. Fichissimo. Si va. Vedete, a difficoltà normale posso godermi il gioco. Stanno costruendo una grande arma. Perché in un contesto... merda. In un contesto... Mega torretta dei Covenant. Dobbiamo distruggerla in qualche modo. Sono pronto. In un contesto di invece RTS avanzato non potrei mai permettermi di stare qua a guardare Forge che si muove. Colpiamoli. Ok, Forge, torna in base. Detto questo, ora. Ok.
No. Facciamo anche delle belle torrette. Base rifornimenti potenziata. Non qui, però, che non serve. Ah, no, in realtà. Non si sa mai, non è che possono arrivarci alle spalle? No. Abbiamo una base super coperta, eh. Ok. Questo Spartan? Questo Spartan? Cos'è quello Spartan? Non è controllabile da noi. Torretta completata. Nuovo sangue sviluppato. Maggiori risorse richieste. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ah, perdonatemi, quindi il tizio con lanciarazzi non avevo inteso fosse uno Spartan. Allora, mi va bene così. L'importante è avere controllo di quello che ho fatto. Pensavo che fosse un tizio con lanciarazzi. Mentre in realtà il lanciarazzi ancora non esisteva, quindi giustamente l'icona era unica. Ok. Facoltativo. Costruisci una seconda base. Ma sarà un mio estremo piacere farlo. Solo che voglio godermi il gioco. Quindi... Allora. Il sergente ha detto che ci incontreremo con i soldati di Arcadia. Non ti preoccupare. Qui va tutto a gonfie vele. Riserve sviluppate. Gioca. Utilizza l'incredibile cannone di massa accelerata della Speed of Fire per ridurre e incendere le truppe nemiche. Carino. Carina sta cosa. E posso farla in maniera così libera. Beh, il range delle torrette non so quanto sia alto. Quindi costruire le torrette è immotivato attualmente, in quanto va bene questa, ma wow, il range è più alto di quanto pensassi. Quindi sì. Però queste sono inutili, salvo un attacco ovviamente. Allora. Adrenalina sviluppata. Torretta potenziata. Torretta completata. Allora lo stanno attaccando in continuazione. Il veicolo sta qua. La torretta adesso questa la rendiamo antifanteria. Ma il fuoco può raggiungere tale distanza? Non credo. Reattore migliorato. Non credo. Il lanciafiamme non penso possa arrivare così in là. Ok. Maggiori risorse richieste. E ci si arriva con calma. Me la voglio. Ecco, l'RTS preferisco. Attenzione. Ah. Non sta riuscendo a danneggiare, oppure l'edificio si sta danneggiando. Non può fare nulla? Io non posso riselezionare. Attacco nemico iniziato. C'è qualcosa che non mi sconfifferà. Clicca sul reattore, grazie ragazzi. Datemi una mano qua senza che io. Ah, espelli, ok, un comando interno all'edificio, va benissimo. Prendo atto. Per ora, visto che il danno è ridicolo, possiamo creare il medico. Questo. Poi selezioniamo la bandiera e la mettiamo qui. Come sta andando? Ok. Perfetto. E questo simbolo alieno è una torre? È la torre? Sì, stavo pensando di provare il CAM per togliere il Wraith, ma non volevo che fosse uno spreco. Preparazione proiettili CAM. CAM sull'obiettivo. Accetto il consiglio.
In quanto si ricarica. È infinito purché tu abbia le risorse. Senza cooldown? Porca miseria. Ora, provo a leggere la chat un momento, ragazzi. Ok. Il lanciafiamme ha lo stesso range dei proiettili? Direi di no, ma vorrei esserne sicuro. Dove si va? In viaggio. In viaggio. Regenerazione, oro gli obiettivi. Attacco nemico iniziato. Ah, ha lo stesso... Ah, va bene. Ok, allora... Ok. Ah, è una palla di fuoco. Grazie mille, è un mortaio. Vedete, bisogna assolutamente provare. Quanto mi piacciono gli RTS. Allora, a questo punto qua... Per quel che vale. Molto bene. Ora siamo pronti per cominciare l'attacco. Me la sono presa molto comoda. Dove si va? In viaggio. Dove si va? In viaggio. Torretta completata. Ci siamo, torretta potenziata. Sono pronto. Guarda, Forge, siamo sicuri che qua ci sia onestamente bisogno di qualcosa come attacco? Perché mi sembra un posto un po' sfigato. Non è un posto sfigato, Forge! Torna a casa! Forge? No, Forge, aspetta! Preparazione proiettili gamma. Oh no! Forge! 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 Forge, ti mando Italo! Forge, ti mando Italo! Dammi tempo, Forge! Fa finta di essere morto! Non ti alzare, Forge! Stai fermo, Forge! Attacco nemico iniziato! Forge, non ti muovere, eh! Forge sta fermo. Ah, ok. Perfetto, non si rialzerà. È fatta. È fatta. È nostra. La guerra è nostra. Mandaci in azione. Carro armato in movimento. Mi muovo. In avvistamento. Ok. No, perché non sono ancora sicuro di come funziona l'Italo. Sono gratis le prime 10, veramente. Italo sviluppato. Vediamo come funziona. Non sono gratis i primi 10, quindi. E allora... allora stiamo con 1000. Ok. Proviamo? Ah no, proviamo dopo questo. Boom! Ok, e ora? Cos'è questa carica? Come funziona? Dov'è un counter che mi fa capire? Si devono caricare, il buffer è di 10, però non si vede quanti sono carichi. Va bene, devi starci un po' attento. È l'addestramento sullo Spirit of Fire. Ok, chiarissimo. Peccato che non c'è un numeretto sotto, ma ehi, non possiamo... avere tutto. Saltatori nei tubi. Ah, non posso. Lanci rimanenti 6. Saltatori. Si blocca mentre lanci, però. Si blocca mentre lanci, non continua a creare, non diventa 7, 8 e 9. Va bene. Ce la prendiamo con molta calma. Senti, che famo?
Che sfigati. Questa mi sa che è la difficoltà normale che non gli fa sentire niente. Saltatori, andati. Siamo pronti qua? 2000 risorse, eh? Io sono molto pronto a quello che sta per succedere. E 10. Capsule talo. Saltatori, talo in saltatori, in arrivo. Saltatori. Questo in guerra è la cosa più figa che esiste. Andati. Ok. Esatto. Adesso faremo anche dei bei cover e li utilizzeremo per distruggere edifici e veicoli. Lo prendiamo qui. Cerchiamo di creare una squadra. Cerchiamo di costruire una squadra. Ecco così. Ecco qua la nostra squadra. Cosa abbiamo qua? Di presidiabile. Ah, lui lo lasciamo distruggere, non mi interessa. Utilizzeremo altre risorse. E l'eroe è tornato in vita, esattamente. Ah, ammazza il carro armato. No, no, lasciamolo distruggere. E tu? Lui siede. Ok. Ah, mi ha disattivato. Ma questo è... Faccio RB allora, prendo quello che è su schermo. Triangolo. Una unità al reattore. Sì, però una domanda. Questo reattore, fino a che punto serve? Abbiamo già abbastanza energia per qualunque cosa ci serva, no? Boom, boom, boom. Ah, vedo che abbiamo... Ok, ok. Bombardiamoli. C'è il cooldown. Sì. Copertura assoluta adesso. Diciamo che Italo non li conosco ancora. Vederli sconfiggere per me è terapeutico, perché non so fino a che punto sono forti. Capite cosa voglio dire? Solo che le missioni avranno sicuramente un punteggio anche rispetto al tempo. E che a me mi piace creare le... Mi piace un botto creare le basi. Mi diverte un sacco. Ci siete? Tutte le unità. Qua come va? Una favola. Sono tutti promossi, tra l'altro. Facciamo una cosa. Tu puoi creare Italo anche qui. Ok, 1, 2, 3. Adoro XCOM. Ma XCOM è a turni. È un'altra cosa completamente. L'RTS è molto diverso da XCOM. Ok. Poi dovremo creare dei cobre e lanciarli contro i nostri cari amici, eh. Allora. Rinforzi in arrivo. Fidati di me. No, la mia domanda in realtà, milady, è un'altra. Ed è: a cosa mi è utile avere più energia dopo il 3? Cioè, serve solo per sbloccare cose più potenti dopo, quando le potrò sfruttare? Oppure... Capite cosa voglio dire? La squadra Omega Spartan è pronta. Pelican in cammino. Menti completata. Quindi per i squadra Omega Spartan in arrivo. Quindi è per i potenziamenti quando saranno disponibili. Va bene. Mamma mia. Mamma mia. Ok. Base rifornimenti potenziali. Altri Spartan. Serena, non deludi mai.
Ok. Vedete che io non resisto dall'ottimizzare tutto? Sta ancora una favola. Poracci però. Poracci. Sistemeremo questo casino. Mamma mia. Che treni. Giusto, Zafo, fammi provare. Hai ragione, Zafo, fammi provare. Attendo ordini. Chiedo un passaggio. Chiedo un passaggio. Attacco nemico iniziato. Vediamo di cosa sono capaci questi Spartan. Respingete i Covenant. Niente male. Fornimenti completata. Sì. Niente male. Mi muovo. Mi muovo. Dove si va? Pronti a rompere il culo qualunque cosa si muova. Allora. Meanwhile. Troppo facile. Cioè, praticamente qui siamo già oltre il necessario. Però, capiamoci. A me piace. Base rifornimenti potenziata. Base rifornimenti potenziata. Ok. Quindi, Scorpion, Cobra. E poi li costruiamo. No, è ovvio che non posso tirare giù una base con l'esercito attuale. Parlo che non servirebbe esagerare ora nel potenziare tutto, eccetera. Penso che siamo abbastanza a cavallo. Però, a me piace moltissimo. Quindi, potenziamo tutto quello che serve. Lancia missili. Lancia fiamme. Ammazza veicoli. Sì. E poi lanciafiamme. Torretta potenziata. Grazie, grazie ragazzi. Adesso ci divertiamo. Adesso ci divertiamo. Torretta potenziata. Perfetto. Stiamo a fare i buchi veri, eh. Torretta potenziata. Vedete, sono cacati addosso adesso. Allora, fammi un paio di talo. Bravi ragazzi. In viaggio. Bravissimi ragazzi. Qua ci sono anche altre risorse, ma è quasi innecessario, eh. Andiamo. Vado. Che figa sta cosa. Ricevuto. Attendo ordini. Saresti tu a dovermi dare ordini. Ci sono. Tu manchi di iniziativa, eh. Potevi prendertele anche da solo. Prego, prego. Bravissimi, bravi. Ok, ora cominciamo a fare i nostri amici. Deflettore sviluppato. Ora cominciamo a fare i nostri amici. Ah. Ah. Ma qui ci siamo. Ma qui abbiamo roba pazzesca. Ma gli Wolverine non voglio farli in realtà. Quindi. Ora faremo Vulture. Cosa sono i Vulture? Questi? Avvoltoio? Gli avvoltoi sono macchine da guerra CST più avanzate, costosi da produrre. I Vulture infliggono danni ai livelli allarmanti. Questi però non erano disponibili nella missione precedente. Li ho sbloccati con un potenziamento. Marine lanciarazzi sviluppati. No, aspetta, appaiono a priori con il quarto reattore, no? Sì, infatti.
Costano 6 popolazioni, se vedo. Però basta, perché non voglio avere tutto automatico. Vorrei farmi 2 Scorpion. Ah, costa 2. Posso uccidere una persona? Posso uccidere io qualcuno? Mandarla a suicidio. Sì, no, ok. Speravo in un... in un qualcosa di un pochino meno... sapete, no? Dove si va? Dove si va? Dove si va? In viaggio. Attacco nemico iniziato. Popolazione massima già raggiunta. Non ancora. Infatti. Molto bene. Ok. Adoro gli RTS quando... in questo caso è proprio un... sono partiti da bimbi perché non c'è quasi alcun pericolo. Però... alla faccia. Scorpion rifornito. Però diciamo che la preparazione dei potenziamenti è abbastanza... ridondante per ogni missione. Mi chiedo se a un certo punto... si arriverà sicuramente a decidere esattamente quali fare e come, nel minor tempo possibile, il minimo. Perché altrimenti penso che molte cose siano esagerate. Scorpio pronto. Qual è il potenziamento degli Hornet? Tutte le unità in arrivo. Non ho... no, penso che essendo una missione iniziale non ce l'abbia il potenziamento per la popolazione dopo il 40. Ah, ok, l'ho già fatto, ok. Che dite, i Covenant ci aspettano? Resistete! Ah, ok, l'ho già fatto, ok. Tutte le unità. Beh, che dire. Mi posso sentire soddisfatto. In arrivo. Subito. In arrivo. In arrivo. In arrivo. Non ho alcuna intenzione di non fare l'obiettivo dei Wright. Dove sono gli Wright? Pare di essere arrivati a 3, non a 5. Infatti stavo pensando proprio allo sbarramento, ragazzi. Vorrei parlarne con voi, con qualcuno che sta giustamente guardando la serie con ben più esperienza di una blind. Poverini questi. Vorrei parlarne con voi dopo. Ah, hanno già perso? Ops. Ops. Sergente Forge, presentati al ponte il prima possibile. Abbiamo un nuovo problema. Ops. Li ho sopravvalutati un po'. Grazie che ho preso l'argentino. Ci ho messo troppo tempo. Però è stato molto divertente. Continua.
così è uno scudo d'energia dispiegabile sul pianeta. Sì, capitano. Non si vede oltre, ma i Covenant tramano qualcosa. Concordo, e dobbiamo scoprire cosa sia. Non possiamo usare i cannoni e buttarlo giù subito? Potremmo distruggere quello che si trova sotto. Gli scudi dei Covenant sono suscettibili al plasma surriscaldato. Non lo stiamo testando su alcuni Rhino al plasma. Secondo l'inventario, Pillar of Autumn ne ha alcuni prototipi. Ci vorrà tempo per trovare il giusto livello di potenza. E dovrò essere a terra per farlo. Professoressa, sergente Forge, abbattiamo quello scudo. Di nuovo babysitter. Che espressione è? Che faccia ha fatto? Non capisco. Beh, la nostra piccola gita è stata un fallimento. Anders, c'è altro là fuori oltre a quell'enorme cupola aliena? La scansione sembra a posto. Diamo un'occhiata all'interno? Questo è un video, non è procedurale. Sembrerebbe che abbiamo solo smosso le acque. Abbiamo diversi spauracchi in arrivo. Così, un morto. E non abbiamo mantenuto l'esercito precedente? Alcuni RTS hanno questa possibilità. Tutte le unità. No. Ok, allora abbiamo una missione. Elimina la fanteria Covenant in arrivo. Va bene. Ogni livello è a sé. Ok, no, perché ha detto muoviamoci e si era sbloccata la terza base. Ma in realtà praticamente è semplicemente una meccanica automatica, no? Se tu distruggi una base nemica si attiva quella che puoi. Esatto, non è Empire Earth o Homeworld. Avremo bisogno di lanci simultanei dai Rhino. Allora, cominciamo a essere un pochino più attivi. Anche i potenziamenti partono da zero. Questo è un po' noioso, ma perfettamente comprensibile. Base rifornimenti completata. In attesa. Ci muoviamo. Elimina 50 Banshee. Ok. Un reattore. Sì. Base rifornimenti completata. Ci muoviamo. Due 50? Non era 100? Ah, forse costa meno quando la potenzi. Il Rhino al plasma è un'arma segreta che sta per essere sperimentata sul campo. Il Rhino può anche essere disassemblato e trasformato in unità d'artiglieria lunga gittata che spara prano surriscaldato capace di... Figo. 100 per potenziamento. Giusto, ok. Bella staia. Ah no, sta sparando. Tutte le unità. Oh ragazzi, dai su. Allora. Guarda sotto l'hangar. Questo hangar? Sotto l'hangar c'è un segreto. Ah, devi... Ok. Ah, il teschio! Ok, ok. Dopo l'obiettivo secondario, però, sì. Base rifornimenti potenziata. Lasciate fare, lasciate fare. Ragazzi, dovreste avere una copertura dell'area. Non c'è il comando difendi area?
I grunt. Moriremo. Sì, sì, arrivano le torrette. Arrivano. Solo che mi dà fastidio spendere risorse quando non ne ho una ricarica abbastanza imponente. Capite cosa voglio dire? Sì che capite cosa voglio dire. Uno. Bella la musica. No, no, avrò caserme. Perché posso ancora... Ho già fatto entrambi i potenziamenti. Colpa mia, scusate, mi sono distratto. Pensavo... C'era... La fortezza è l'ultima, pensavo di averla già fatta. Cioè, di doverla ancora fare. Ok, allora... Accumuliamo un po' di risorse e poi la distruggiamo una. Torretta completata. Allora... Manda la fanteria nelle torri. Queste non sono. Questo non può essere presidiato. No, ci sono le persone dentro. Ci muoviamo. Base rifornimenti completata. Ma questa è una torre. Ok. Sì, giustamente fare. Ecco! Sapete cos'è una cosa che manca? E che col controller potevi fare? I waypoint, sapete di cosa sto parlando? Cioè, io voglio poter dire a Forge: vai qui, vai poi qui, vai poi qui, vai poi qui, vai poi qui, e poi torna qua in standby. Sta cosa è importante per un RTS. Si può? Perché non posso stargli dietro mentre. Cioè, io devo poter dare un comando. Ah, non si può. Poi puoi farlo. Devi tenere premuto X. Ah, non si può. Si può, non si può. Si può, non si può. Oh no. Halo all over again. No, niente waypoint. Peccato. Non in Halo Wars. Devi tenere premuto X. Lo so, sto tenendo premuto X. Ma non mi crea delle linee. Niente. State calmi un momento. Ok. Peccato. Allora. Sono pronto. Si va. Facciamo fare una ricerca un secondo allora al Warthog. Veloce. Torretta potenziata. Si va. Torretta potenziata. Sono pronto. Si va. Torretta completata. Si va. Si va. C'è un altro reattore. Si va. Uno lo distruggo allora. Mazza che sveglia che ha tirato. In attesa. Ci muoviamo. Pronto. Attacco nemico iniziato. Ricevuto. Questa è pesante, sembra tostina, no? Sono pronto, torretta potenziata. Sì? Caserma completata. Tutte le unità. Si va. Iniziato. In attesa. Ci muoviamo.
Se io premo X, cambia l'ordine, non mi fa dei waypoint. Allora, ora mettiamo i Super Spartan a difesa. Ok, siamo pronti. A questo punto cominciamo il percorso. E tra un po', questa la distruggiamo per fare deposito veicoli. Oppure tramite, come mai non posso fare l'aeroporto? Ah, vedi. Pronto. Serve un potenziamento? Lanciarazzi sviluppato. Attacco nemico iniziato. Attacco nemico iniziato. Pronto. Vediamo, RT e X. Ricevuto. Ricevuto. No. Unità locale. Niente. Ricevuto. Ah, ok, non posso magari costruire. Ok. Ok, ok. Quindi non si può fare in questa missione. Vabbè, il bilanciamento è comprensibile. Solo che preferirei avere l'opzione con una X rossa sopra, altrimenti non riesco a capire cosa la sblocca. Probabilmente la risposta è automaticamente sbloccata, però capite cosa voglio dire, no? Quindi niente talo. Capisco. Però vedete, vanno dette ste cose nel gameplay. Allora. Attacco nemico iniziato. Comando di superficie Harvest. Vanno dette ste cose. Rhino in arrivo. Uno Spartan è a terra. Il Rhino è arrivato. Disponetelo in posizione 1. All'attacco. Ok. Forze sviluppate. Param, param, param. Marina a terra, signore. Posizione Rhino 1. Arriverà a tempo debito, immagino. Ammetticelo tu. Piattaforma d'atterraggio. Lanciafiamme pronti per bruciare. Qual è il comando? Ah, devi andarci fisicamente con un'unità. Ok. Allora facciamolo tra poco. Tra poco. Tra poco, tra poco. Oh. Ho sottovalutato il costo di risorse. Ora dirò un'ovvietà, ma se distruggo l'edificio speciale, ovviamente i potenziamenti si annullano, vero? Spartan torna in azione. Come no? Capisco. Eccezionale. Addio, Barboni. Ottimo. Ottimo a sapersi.
Ok, questo è molto inaspettato. Molto inaspettato. Molto bene. Non riesco a capire. Popolazione massima già raggiunta. Come si mette sto rino? Non capisco. Adrenalina sviluppata. Ah, hai già il rhino. Ok. Mi sono scaldato. Procedo. Non capivo. Non capivo. Ok. Mettilo qua con Y. Cavolo, ma perché non ti ci guidano una volta almeno la prima? Prendo il controllo di quel rhino per calibrare i colpi. Ora gli obiettivi. Mannaggia. Lo difenderò, lo difenderò. Ci mettiamo la squadra. Però mi sento un cretino, perché i rhino sono costosi. Ho richiesto alcune talo per proteggerlo. Ah. Ho segnato la seconda posizione. Bravi. Un altro rhino in quel punto. Ah, perfetto. C'è uno schifoso avamposto Covenant esattamente nel punto che hai segnato. Faremmo meglio sbarazzarcene prima. Attacco nemico iniziato. Eccolo il teschio, sì. Poi lo prendiamo. Maggiori risorse richieste. Lancia fiamme a terra. In attesa. Andiamo. Raffica sviluppata. Allora. Ok. Attacco nemico iniziato. Pronti, signore. Cavolo. Tutte le unità. Pronto. Pronto. In attesa. Tutte le unità. Mi muovo. Magari dopo, eh. Carta forbice sasso, bitches. Reattore migliorato. In arrivo. Abbattiamoli con il. In arrivo. In arrivo. State calmi, state lì. Munizione a grappolo sviluppata. Sì, perché immagino che poi tu possa. Esatto. Richiesta Rhino al plasma concessa. Esatto, esatto, puoi ottenere lo posto. Ma ci sono vicino al mio obiettivo. Rhino qui.
risorse richieste. Ci siamo vicini. Ho un piano mentale, vorrei giocarci intorno. Perché io vorrei mettere un Wolverine qui. Allora, spostatevi. I Wolverine non ci servono in giro. Questo lo lasci qua e sono a difesa, no? Penso che due, appunto, come dicevate anche voi in chat, bastino. Poi potenziamo tutto quello che rimane. E questi qua li usiamo per attaccare. Insieme. Ah no, l'ultimo ancora c'è. Ecco qua, questo volevo fare. Dai, dai, dai. Vediamo un po'. Scorpion rifornito è pronto. Tempo al tempo. Allora, il nostro Rino dobbiamo proteggerlo e ce lo teniamo finché non abbiamo conquistato l'area. Bello protetto qui al calduccio. E poi, appena siamo a 900, puoi mettere lo Spartan su un carro e diventa molto più forte. Questo non lo sapevo, assolutamente. Vediamo un po'. Liberiamolo. Sì? Attacco nemico iniziato. Ma dimmele ste cose, Wars, dimmele, cazzarola. Base sotto attacco. Ok. Fichissimo. Tutte le unità. Ricevuto. Sì, ricevuto. Non lo fa, non ci sale dentro. L'icona è giusta, ma... Ricevuto. Ricevuto. Perché l'icona... L'icona è quella di entrare in un edificio. Sono Scorpion, ma sono carri, no? Sì, ricevuto. Forse perché sono... Ricevuto. Ma nel Rino l'icona è vecchia. Vedete? Icona di entrata e non lo fa. Chissà. Con Y. Ok. Però è strano, mi dà l'icona... Ma, ok, ok, perfetto. Grazie, ragazzi. No, non è un bug. Davo il comando di entrare perché nell'edificio non devi premere Y. Ok, bellissima sta cosa. Mi piace un sacco, mi piace molto. Turum, turum. Dov'è l'ultimo? Dov'è l'ultimo? Aspettate un po', Ok. Oh, finalmente. No, sei fatto. Ci siamo, ragazzi. Siamo pronti. No, non li ho caricati tutti e tre. Ci manca ancora uno Spartan. Non c'è problema, ci pensiamolo. Mi muovo. Attacco nemico iniziato. Attacco nemico iniziato. Ordini. Attacco. No, non voglio schierarlo comunque. Siete pronti? Siamo vicini all'attacco finale, eh? Pronti, si va, ragazzi. Vedete? Se una volta, ecco, questa è una cosa che manca ad Halo Wars, ed è pazzesco per uno che conosce gli RTS di un certo tipo, comunque i classici. Ho selezionato con A, a gruppo, queste unità, perché non posso premere
left button o right button per assegnare loro la squadra L ed R, così che ovunque io sia posso semplicemente premere L ed R per selezionare un certo gruppo, così che io non debba sempre selezionarli a mano, perché se io faccio quello che c'è su schermo va bene, ok, ma è scomodo. Se faccio tutti mi vado a prendere anche i Wolverine che non voglio. E non era che è un gioco hardcore, esatto. In arrivo. Dobbiamo togliere di mezzo gli edifici Covenant che rinforzano la loro posizione. Mike, credo che sia per una mancanza di tasti. Ho appena fatto l'esempio con quali tasti si può fare. Ci sono 16 tasti su un controller. 16. Forge, vergogna! Il Pelican voglio provarlo prima o poi, sì. Raga, ogni tanto una mano datela però, eh. Si muovo. Nemico distrutto. Forge torna in azione. I Rhino sono in posizione e pronti al fuoco. Fuoco in 3, 2, 1. Su YouTube, Alex. Senza grandi risultati, ma stiamo facendo progressi. Ok, what now? Attacco nemico iniziato. Ho segnato la terza posizione. Non è vero. Rhino in superficie, in men che non si dica. Tu menti! Non vedo nessuna terza posizione. Rhino pronto per colpire. Ah! Avremo bisogno di un trasporto per portare il Rhino in quella posizione. Sì, ma intanto distruggiamo tutto. Ah, no, però. Ce lo porto direttamente? No, no, il Pelican lo uso prima per le unità. Pelican in arrivo. Coordinate di raccolta impostate. Trasporto annullato. No, che annulli? Coordinate di raccolta impostate. Speravo di poter uscire dal menu mentre lo faceva. Esatto, questo è il tutorial del trasporto, esattamente. E non posso aspettare. E devo aspettare per forza così? Attacco nemico iniziato. Trasporto pronto. Io pensavo che diventasse un veicolo da usare. Cioè, avete presente gli APC? Nei vari RTS arrivano, li usi e poi li porti dove vuoi. Invece questa è proprio un'abilità automatica. E hanno cooldown? No, ok. Vabbè, sti cazzi, dai. Mandaci in azione. Felix, coordinate di raccolta impostate. Arriva il taxi. Pelican in arrivo. Coordinate di raccolta impostate. Trasporto annullato. Pelican in arrivo. Coordinate di raccolta impostate. Trasporto pronto. Siamo pronti. Mi trincero.
gioco in 3, 2, 1. Voglio lasciarci dei Wolverine, sì. Guarda, guarda che antipatici. Oh, attaccate! Signori! Faster, eh? No, no, no! State fermi voi. Qua. Qua. Voi qua. Ok. Oh no! Ho diviso gli Wolverine. Le squadre quanto sarebbero comode. State fermi, Wolverine. Venite qua. Ok. Altri due Rhino per aprire un buco. Oh. Le posizioni finali sono state segnate. Aumento Rhino al plasma a lunga gittata in arrivo. In arrivo. Subito. Rhino in arrivo. Bravo. Vai. Aggancio. I Covenant devono aver scoperto cosa stiamo facendo. Ci servirà più forza per impadronirci delle postazioni. Grazie, Lastedon. Oltre che per il dono per le parole. Attacco nemico iniziato. Grazie di cuore. Dov'è il Rhino? Attacco nemico iniziato. Mi preparo a fare fuoco. Rifornito e in azione. Ragazzi, un po' di pathfinding, eh? In arrivo. Mi sono scaldato. Configurazione. Ti sei incastrato. Solo un altro Rhino da posizionare. Ricevuto. Consegna Rhino al plasma in arrivo. Ok, bravi, dai. Rhino Prime. Fuoco. Con Y però. Rhino, attacco nemico iniziato. Mi trincero. Ah no, aspetta, aspetta, dove sei? Wolverine. Qua. Non ho citato Warframe. Non sarà divertente. Rhino Prime è un Warframe. Mandaci in azione. Attacco nemico iniziato. Yep, grazie PES, di cuore. Quanto sei lento, Rhino. Prima RTS fu Dune 2000.
mettere in campo. Torretta singola disponibile. Raggio cam in arrivo. E cam fuoco. E cam sull'obiettivo. Bene. I generatori della cupola e le difese aeree sono gli obiettivi principali. Dategli fuoco. Raggio cam in arrivo. E cam fuoco. E cam sull'obiettivo. Raggio cam in arrivo. E cam fuoco. Fico. Raggio cam in arrivo. E cam sull'obiettivo. E cam. Raggio cam in arrivo. Cam operativo. Caricatori pronti. Metto fuori uso le strutture rimanenti. Ottimo lavoro. Andiamo a vedere cosa hanno trovato di così dannatamente interessante i Covenant. Siamo tornati a loro perché ho agito più velocemente. Cupola di luce. Oro, oro. Ah, che figo. Sito apice. Arbiter, sei stranamente silenzioso. Quali problemi oscurano i tuoi pensieri? Gerarca, non c'era bonus tempo. Ma mi avete incaricato della distruzione dell'umanità. Un onore per uno con un passato così travagliato. E di questo vi sono grato. Ma signore, mi avete fatto appostare tra antiche rovine per lustrare templi vuoti. Come posso raggiungere il mio obiettivo in questo modo? La guerra con gli umani sarà imponente e richiederà più macchine di quante ne possediamo ora. Prenderò quelle che abbiamo. Lasciandoci senza difese. No, gli antichi ce le forniranno. Questo mondo vedrà la nascita di una flotta oltre ogni immaginazione, sufficiente a schiacciare gli umani in fretta e con facilità. Ma questo mondo è dormiente, non è altro che un guscio. Sciocchezze! Con la pazienza troveremo quella chiave. Ma forse c'è un modo più veloce. La donna della reliquia di ghiaccio. Lei ha delle conoscenze. Il pianeta a cui ci ha condotto la reliquia ha condotto anche lei. Catturate quell'umana e portatela qui. Sarà fatto. Siete arrivati nel punto dove si trovava il campo energetico. Date un'occhiata. No, StarCraft è qualcosa che vorrei approfondire. L'ho mancato. È incompleto, ma la sua testa è operativa. Il campo di fuoco blocca ogni chance di ritiro o estrazione. Fichissimo. Dovete distruggerlo. Figo. Fase d'attacco pronta. Costruite una base e un esercito e uccidete quello Scarab. Reattore completato. Fichissimo. Il fascio di luce dello Scarab mostra la direzione in cui è rivolto. Le rovine del tempio in quest'area forniranno riparo, ma non per sempre. Ammazza quante risorse. Signor C. Reattore migliorato. Interessante, eh? Signor C. Sono pronto. Siamo dove era la cupola prima? Signor C. Questa concettualmente non è facile, sappilo. È molto originale. Questa è la missione più bella che abbia visto finora nel gioco. Assolutamente. Mi muovo. La più proprietaria, la più affascinante. Base rifornimenti completata. Mi piace un botto. Base rifornimenti potenziata. Quindi dobbiamo distruggere
Quindi dobbiamo distruggere un edificio e non possiamo. Ma scusate, questo. Preparazione proiettili gamma. Questo no? Base rifornimenti completata. Questo non fa abbastanza male? Si può riparare? Cam sull'obiettivo. Però non si ripara. Bene. Allora. Caserma completata. Allora, il fatto che io non posso sapere se, se posso avere i tavoli o no. È un peccato, sta cosa mi fa incavolare. Non sapere cosa è bloccato nella missione e cosa no è strano. Sono pronto. Allora, vabbè, i waypoint non ci sono, io esploro l'area. Si va. Scusa Forge, ma te sei sempre lo solito sfigo. Via, che cavolo! Derapa! Ok. Ah, quindi li avrei comunque visti nel menu circolare, va bene. E la domanda è, posso... E non posso neanche... Ok. Allora. Quante risorse, che figata. Il raggio arriva fino a qua? Oh, cazzarola. Ok. Porca vacca. Mi piace. Mi piace un botto. Oh no. Distrugge le coperture. Oh no. Oh no. Oh cazzo. Ok, diamoci da fare. Tic tac. Va bene. Torretta a motore sviluppata. Scusate un secondo, fatemi fare una prova un momento. Sono pronto. Si va. Si va. Si va. Si va. Si va. Io non vado a sinistra. Scusate se faccio un pochino lo sciocco, ma fatemi giocare in maniera istintiva. Il percorso migliore è quello diretto adesso qua. A me mi sembra... Vabbè, ci penso io. Provo. Che gioco è altrimenti? Allora. Tutte le unità. Si va. Datemi il tempo di provare a fare questa missione suicida. Sì, ora voglio provare a fare questa cosa. Di gusto proprio. Da videogiocatore. Rinforzi sviluppati. Sono pronto. Si va. Ha senso, sì. Questi cavi sono energia per lo Scarab. Ok, ci siamo quasi. E ora abbiamo anche il potenziamento che le fa costruire più velocemente.
Che stai facendo? No, fermo! Che idea aveva questo? Ok. Fatti questi tre, si parte. Scorpion qui. Questo percorso lo ignoriamo. Vorrei tantissimo dividere il gruppo in uno e due e mandarli in due direzioni diverse, ma Halo Wars non vuole che io lo faccia. Quindi... risorse richieste. Raggio CAM in arrivo. Tutte le unità. Si va. Si va. Si va. Si va. Si va. All'attacco. Avete distrutto un nodo energetico. La testa dello scala gira più lentamente. Si va. Configurazione. Si va. All'attacco. La testa dello scala si sta muovendo lentamente. Continuate. Si va. Fate a pezzi tutti i locust che avvistate. Distruggono gli edifici. Base sotto attacco. Hanno lanciato un contrattacco sulla nostra base. Non me ne frega niente. Si va. Non può sparare in due direzioni contemporaneamente. Forse possiamo usarla a nostro vantaggio. La testa si sposta più lentamente. Distrailo. No, distrailo. No. Fermati. Cazzo. L'abbiamo persa. Ok, via. Tutti. Oh, merda. Era quasi fatta. Peccato. Ok. Ah, tanto così però. Ho solo sbagliato un comando quando ho mosso il veicolo nella direzione sbagliata. Non abbiamo fatto molto danno però allo Scarab. Allo Scarab. Non abbiamo fatto molto danno a lui rispetto a quello che mi aspettavo. Non è che per caso ci sono veicoli che possono fare più danno? Perché l'ho considerato come un edificio, ma forse è considerabile un veicolo. Siete arrivati nel punto dove si trovava il campo energetico. Date un'occhiata. Qualche altra macchina per distrarli soprattutto. È che l'ho considerato un edificio, mentre in realtà è un veicolo. Non posso saltarlo? Lo Scarab è incompleto, ma la sua testa è operativa. Il campo di fuoco blocca ogni chance di ritiro o estrazione. Dovete distruggerlo. Allora.
base d'attacco pronta. Con questo equipaggiamento. In attesa. Costruite una base e un esercito e uccidete quello Scarab. Reattore completato. Il fascio di luce dello Scarab mostra la direzione in cui è rivolto. Le rovine del tempio in quest'area forniranno riparo, ma non per sempre. Sono pronto. Pronto ad andare. Vado. Pronto ad andare. Voglio fare una prova, eh. Signor sì. Vediamo un po', provo a fare una cosa, eh. Se funziona, sarò molto contento. Mi muovo. Mi muovo. Deposito veicoli completato. Mi muovo. Mi muovo. Preparazione proiettile. Cam fuoco. Sì. Mi muovo. Mi muovo. Mandaci in azione. Non ha funzionato. Sto andando. Non sciotta. Signor sì. All'attacco. Deflettore sviluppato. Avete distrutto un nodo energetico. La testa dello Scarab gira più lentamente. Base rifornimenti completata. Mandaci in azione. Eh sì, Rai non ha più raggio, però non ho ancora esperienza per capire quanto, quindi il raggio gamma è pronto. Mi muovo. Reattore migliorato. Il CAM non riesco mai a capire quando è potenziabile, perché a volte nelle missioni non me l'hanno fatto fare. Mi muovo. Mi muovo. Attacco nemico iniziato. Mi muovo. Mi muovo. Preparazione. Raggio CAM in arrivo. Mandaci in azione. La testa dello Scarab si sta muovendo lentamente. Continuate. Mi muovo. Vedete, non è qua che si può potenziare? Ah, non è dalla base? Ripuro gli obiettivi. Armeria da campo completata. Non ancora, però. Attacco nemico iniziato. Hanno lanciato un contrattacco sulla nostra base. Lasciateli fare. Pronto ad andare. Fate a pezzi tutti i locust che avvistate. Distruggono gli edifici. Torretta potenziata. Si va. Torretta potenziata. Si va. Si va. Torretta potenziata. Si va. Pronto ad andare. Sono pronto. Mandaci in azione. Sto andando. Sono pronto. Colpo perforante sviluppato. Tempo al tempo. Rinforzi sviluppati. No, se falliamo, falliamo. Non c'è. Non c'è speranza. Base rifornimenti potenziata. Allora. La tattica di prima era giusta, ma l'ho fatta in maniera impulsiva senza prepararmi abbastanza bene. Quindi possiamo far di meglio. Ok, l'IA è buona dei Rhino. Ok. Allora proviamo a fare sta cosa. Lo posizioniamo qui. Glielo faccio scoprire. Via. Si va. Si va. Pronto ad andare. Vado. Ah, non spara, eh. Sono pronto. Vediamo un po' se per caso. Si va. Pronto ad andare. Adrenalina sviluppata. Sono pronto. Si va. Si va. Vabbè, facciamo così, non importa. Vado. Vado. Fuoco. Sì, spara però.
Vabbè, ciao Rhino. Aggancio. Hai fatto il tuo scopo. Sull'obiettivo. La testa si sposta più nel cammino. Allora, a questo punto, alla fine il Rhino non mi ha soddisfatto, ma perché probabilmente l'ho usato male. Solo che me. Allora, 1, 2, 3, 4. Maggiori risorse richieste. Ok, poi. No. Voi qua. Signor sì. Sono pronto. Allora, quali mancano? Ce n'è uno qua. Pronto ad andare. Il Rhino non mi fido. Mandaci in azione. Rallentiamo la testa il più possibile. Poi facciamo un paio di Warthog come esche. E la base la mettiamo qui. Cobra pronto. Ok, questi qua. Ora li usiamo. Pronto ad andare. No, allora il Rhino. Configurazione. Sì. Mi trincero. Ma fallo. Ok. Signor sì. Ok, andatevi. Forza, 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 forza. Forza! Veloci, bimbi! Schiacciamoli. Che sta facendo questo? Via, 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 dietro, dietro, dietro. Stacca. Non ti trincerare. Non ti trincerare. Dov'è il raggio? Ok. Forge è a terra. Forge è sempre a terra. Che finaccia. Forza, è una missione suicida, forza, fallo! Andate a fare il vostro dovere. Operazione proiettili cam. Raggio cam annullato. Non è vero! Preparazione per raggio cam in arrivo. Tutte le unità. Ok. Raccogliete risorse, su. Risorse. Tutte le unità. Risorse. Raccolgono? Oh! Perché non raccolgono? Su cosa sta sparando lo Scarab? Ah. Non capisco perché i veicoli non raccolgono. Come non possono? Ci sono unità che non possono recuperare? Alcune unità non possono! E allora perché mi dai l'icona? E allora perché, gioco, mi dai l'icona della raccolta? Non darmela! Gesù santo, però. Perché mi dai l'icona uguale a chi può? È un po' una cacatina questa, no? Scusate, eh. Lui può e diventa quadrata. Ah, perché il gruppo... Sì, vabbè. Se, so stronzi. È perché ho un Warthog nel gruppo. Good to know. Si va a casa, si va.
Io mi leverei. Mi muovo. Mi muovo. Sì. In arrivo, in arrivo. Bravo Forge. Ok. Ora back to building. Allora. Poi. Dove ci va? Qua come va? Sì. Preso? Ok. Signor C. Sì. Venite, andate qua. In arrivo. Allora. Warthog è pronto per partire. Eh sì, no, le fabbriche le ho fatte due apposta. Caricato e preparato. Signor C. Ora. Attacco nemico iniziato. Attacco nemico. Forge, hai scelto il pathfinding più stronzo di tutti, però va bene. Ok, allora. Ora la macchina gira. Warthog in azione. Adesso state buoni, via. Obra pronto. Vado. Go, 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 go. Questo è già distrutto, no? Manca questo qua. Sì, sì, no, lo so, grazie ragazzi. Vado, vado, vado. Cobra preparato. Preparazione già in fuoco. La testa dello scarabeo si sta muovendo lentamente. Ok, qual è l'ultimo? Qual è l'ultimo? Questo? No, l'ho distrutto. Ah, questo forse. Sicuramente questo. Attacco nemico iniziato. Questi non possono raccogliere nulla. Io mi leverei. No, no, andate qua, andate qua, andate qua. Ok. CC. No, eh. Ok, a questo punto. Io aspetto che si ricarichi. Vado. Intanto. Cobra caricato e preparato. Signor C. Go. Mi muovo. Mi muovo. Dove si va? Dove si va? Tornate alla base. Vado. Signor C. Attacco nemico iniziato. Io spero che l'ordine sia stato cancellato, perché se questo non è andato avanti perché era incastrato, non ha fatto il giro, allora l'IA è terribile. Guarda, guarda, guarda come schizza, guarda come schizza, velocissimo, vai, 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 vai. No, si è fermata. Si è fermata perché è stata attaccata, ha smesso di muoversi. Non ha continuato il percorso. Cioè non l'ha cambiato in tempo reale. Oh boy. Sì, ma quando si incastra deve cambiare il percorso. È il loro scopo, è il loro compito, in teoria. Ho visto che non lo fanno. Ok, questa è l'ultima. Un po' più dentro, ragazzi. Che non mi fido, grazie. Ah, questo almeno lo fa da solo? Sì. Strano. Signor C. Perfetto. All'attacco. Mi muovo. Ok. Ti odio. C'è la strada qui. No, non c'è la strada qui. Ma fai spostare le altre unità, no? Di quel che basta. Mi muovo. Dove ci va? Dove ci va? Non ci posso credere. Non si va da nessuna parte. Mi muovo. Mi muovo. Mi muovo. Attacca l'unità. Preparazione proiettile cam sull'obiettivo. La testa dello scarab si sta muovendo lentamente. Continuate. Signor C. Mazza sto. Investilo!
Va bene, allora. Maggiori risorse richieste. Ok. Dove si va? Dove si va? Dove si va? Vado. Certo che in una missione come questa un bel quick save sarebbe importantissimo. Ok, è molto lenta. Allora. Pronto ad andare. Vado. Cobra pronto ad attaccare. Cobra caricato. Guardo che è pronto. Maggiori risorse richieste. Allora, Warthog 1 qua. Abbiamo pochi Warthog o sbaglio? Ce la fai? Devi fare il giro, Warthog. Warthog, c'è il giro. Warthog, puoi fare il... Mi muovo. Mi muovo. Mi muovo. Cobra preparato. Mi muovo. Sei licenziato. Ok. Altri Warthog, per favore. Perfetto. Guarda, metto la bandierina qua. Vediamo se non fanno il giro, eh. Signor, se quella cosa brucia e oltrepassa quella barriera di rovine e distrugge il centro di comando, siamo rovinati. È un eufemismo. Ah, oh, no, non lo fanno il giro. Oh! Santo il grande viaggio. Maggiori risorse richieste. Warthog in azione. Posso andare tra pochissimo, sì. Al prossimo giro. No, bimbo, no. Non so perché, non so dove stavi andando, ma no. Cobra pronto ad attaccare. Dove si va? Non lì. Vado. Tutte le unità in arrivo. Basta. State calmini. Dove si va? Vado. In loco, per favore. Sì, lo so che è a tempo, ragazzi, ma è a tempo visibile, cioè lo vedo, eh. È qui. Non lo butta giù. Oh, ok. Signor C. Mi muovo. Mi muovo. E questi? Ma smettetela. No, 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 no. Non mi fare incazzare, su. Non ti muovere, eh. Unità locale. Quel cam per difendere la nostra base o distruggere nodi energetici. In arrivo. In arrivo. In arrivo. Attacco nemico iniziato. In arrivo. Signor C.
unità locali. Non può sparare in due direzioni contemporaneamente. Forse possiamo usarla a nostro vantaggio. Signor C, mi muovo. Unità locali. Subito. Fuoco! Signor C, mi muovo. Dai, staccati! Il Warthog è qua! Lo scarab è mezzo morto. Un mezzo morto. Teste di cazzo, teste di cazzo! Levati! Che teste, oh! Lo scarab è quasi distrutto. Base sotto attacco. Subito. Cioè, lo scarab è distrutto. Oggi la vittoria è nostra. Sì, ma qualunque pilota di Warthog va licenziato. Fucilato sul posto. Uff. Dettagli i punti. Perché il punteggio è così basso? Cosa ho fatto? In cosa ho fatto cacare? Per il tempo? Per il tempo. Per il tempo. Sono curioso di una cosa, allora. Wow! Che ne dice di una per l'album, professoressa? Eh? Se non le spiace, sergente, cerco di documentare l'area per studiarla. Tu verrai con me. Perché non lasciamo andare la signora e ne parliamo da uomo a scherzo della natura? Come desideri. Anders, si levi dai piedi! Che cretino! Verrò spontaneamente se lo lascia vivere. Ma non c'era proprio... Ma non doveva essere spontaneo! È alto 2,50 m! Verrò spontaneamente! Stavi già avvenendo comunque! Cioè... Signore? Sto bene. Spirit of Fire, qui è Forge. Ho perso Anders. Cosa è successo? C'è, ma... Un'elite enorme è sbucato dal nulla. Capitano, sto tracciando il suo transponder. Si allontana dal pianeta. Dannazione. Sergente, vieni qui e in fretta. Sto arrivando, signore. Ne siamo tutti responsabili. Perché non siamo ancora partiti? Perché non sei in infermeria, sergente? Il segnale della professoressa viaggia alla velocità della luce, direzione confine. Quindi fuori dalla portata delle armi. Cosa? Dobbiamo inseguirla. Signore, posso seguire il transponder per pochi secondi. Capitano! Signore, Anders è una significativa violazione della sicurezza. Serena, mettiamoci subito in viaggio. Segui quel segnale. Signor, sì. Abbiamo avvisato che ce ne andiamo, giusto? Dove diavolo siamo, Serena? Siamo nell'orbita di un pianeta nel mezzo di... I Flood? A dire il vero, sto cercando di capirlo, signore. Anders? La nave dei Covenant che abbiamo seguito si è riparata sulla superficie del pianeta. Ho delle coordinate approssimative. Altri segnali dell'attività dei Covenant? Non rilevabili. Anche se questo mondo manda dei segnali decisamente bizzarri. Invia Forge laggiù. È già a bordo del Pelican, in attesa di un suo ordine. Thank you.
Non c'erano mai stati contatti con i Flood prima. Spirit of Fire, nessun nemico in vista. Elephant, Echo e India in ricognizione in cerca di un sito per la base. Passo. Ricevuto, sergente Forge. Eliminate la linea di fuoco davanti alla vostra posizione. Auguri alla nonna. Al ci aggiorniamo quando siete lì. Cioè, gli Arbiter sono delle... Questo è un imbecille. Questo è un imbecille. Cioè, il suo compito era rapire quella donna ed era lì in stealth. Quindi non voleva farsi vedere per rapirla e non farsi inseguire. Sono in due. Un soldato e la vittima. Lasciamo in vita il soldato, così può avvisare i suoi alleati e farmi inseguire. Però lei è venuta spontaneamente. Ma che cazzo dici? È un Arbiter? Complimenti. Quindi il suo disonore era il fatto che non ha mai vinto una partita a scacchi in vita sua. Cioè, soltanto perché nella cutscene arriva poi il Warthog con lo Spartan, è solo un caso, eh? Lui non lo sapeva. Lui non lo sapeva. Lui avrebbe potuto uccidere il soldato, rapire lei e sparire. Poi magari avrebbero sentito il calore della nave che partiva, ma è un coglione. Esatto, il segnale ci sarebbe stato comunque, ma non è esattamente sta gran cima, insomma, strategicamente quello che ha fatto, eh? Nice. Voglio provare una cosa figa, però. Allora. Voglio provare una cosa figa. Statemi dietro. Sono molto curioso di una cosa. Sono molto curioso di una cosa. Proprio ludicamente curioso. Vediamo un po'. Se io vado su YouTube e cerco la speedrun di quella missione. Speedrun. In 2 minuti e 18? Come in 2 minuti e 18? Mi piace. Godiamoci questa cosa. In 2 minuti e 18. Ci sto. Sorprendetemi. Adesso io non so a che difficoltà sta giocando, ma presumo sarà normale, no? You've advanced to where the force field stood. Take a look around. Firebase ready. All units. Build up our base and army, and go kill that scarab. All units. Ruling. All units. Ready to roll. The scarab searchlight beam shows the direction it's facing. The temple ruins in this area will provide some cover, but not forever. Ruling. It can't fire in two directions at once. Maybe we can use that to our advantage. Back on target. You've destroyed a power node. The scarab's head is turning a little more slowly. Vehicle depot complete. A me sembra fragilino, no? More resources required. All units. È facile. They've launched a counter attack on our base. Easy.
Non ci sono speedrun a leggendario e a eroico. No. Ok. Però, vabbè, niente, allora non è... Sì, grazie al piffero che è facile, la distrai un secondo, ci butti tutto quello che hai. Se hai un po', se hai già finito il gioco e hai un po' di competenza, sai cosa sviluppare, lo butti a cannone. Ok. 9 minuti, sì, 9 minuti in Legendary, però c'era scritto tutorial. Non so se equivale a... Proviamo. Proviamo. Halo Wars Scarab Legendary. Senza speedrun scrivo, vediamo un po'. Speedrun. C'è 9 e 5... C'è 9 e 58. C'è 9 e 58. Perché in 4 terzi? Next è in 480.com presents the legendary guide for Halo Wars. This is mission 7, Scarab. And in this mission there's big laser beam going back and forth across the level and tearing units up. So, you need to go around destroying these power nodes which slow. Quanto viaggia? Down the head's movement. Sì, è velocizzato il gioco, ecco perché viaggia. And you start out with a lot of money. So started off building some Scorpion tank. Email today or the other day. Really? It's like two sentences, but like 500 words long. Beh, non è più a, non è più a, non è più 9 minuti. Si è velocizzato il gioco, vabbè. Ok, ero curioso, non c'è niente di così stellare come approfondimento in realtà. Ragazzi, grazie. Abbiamo avuto un bel prosequo. Alla prossima. Alla prossima, assolutamente. I Warthog Gauss, non sono... Ah, i Warthog. Interessante. Ciao ragazzi, a presto. Buona serata a tutti.